Ciao, sono Corby e sono malato di case. Se taccio ogni sito ricevo notifiche tutti i giorni, ma per paura di essere battuto sul tempo aggiorno costantemente i risultati. Ho ipotizzato infiniti restauri senza averne alcun bisogno e scovato i posti più discutibili di Milano prima che fosse una moda virale. Cerco ovunque e spesso trovo degli affari. Di ogni annuncio esamino tutto maniacalmente e quando guido riconosco le case che erano in vendita e ricordo come sono fatte al loro interno. Ciao a tutti, sareste in grado di trovare in Italia quante case indipendenti con giardino, piscina a meno di 40.000 euro? Una c'è, ovviamente per la cifra non aspettatevi né che sia in centro Milano, né in fronte lago, sul lago di Como, ma soprattutto che non sia in condizioni eccesse. Secondo me questa è perfetta per una persona che abbia, cioè l'acquirente ideale sarei io praticamente, una persona che è amante del fai da te, che non abbia magari figli o necessità lavorative tali da doversi trasferire lì subito e che fosse una specie di rifugio per il weekend oppure quando dici no fa troppo caldo, anziché andare in piscina con altre persone coatte, vado nel mio posticino. Vediamolo, ho già parlato troppo. Giochiamo già il jolly, la prima foto dell'annuncio è questa, non è colpa mia, giocano già all in, buttano già fuori tutto. Allora, da cui si vedono già sia i pro che i contro. Il pro è veramente che è una soluzione realmente indipendente e non quel semi indipendente, la bifamiliare divisa, tutte queste situazioni scomode dove se tu hai un posto da godere esternamente e poi non hai privacy, secondo me non ha senso. A me è sempre attirato un posto dove ipoteticamente potrei stare nudo, dove potrei fare quello che voglio, no? Senza dire ah, mi vede il vicino col quale magari ho litigato, c'è quello del piano di sopra o che ne so, qualsiasi cosa, privacy e intimità. Da questo contesto potrebbe esserci. Ovvio che vediamo anche già i possibili problemi, condizioni. Allora, si tratta di una casa in legno, per cui possiamo già immaginare che a livello di isolamento termico non sarà al massimo. Però c'è il beneficio dell'estetica, nel senso che una volta realizzata bene potrebbe essere un po' più a mo' di chalet, accogliente, un po' più particolare, ecco. Allora, le condizioni vediamo che sicuramente ha visto giorni migliori. Non solo l'abitazione, ma anche un po' tutto il contesto intorno. Dà l'idea di un posto che è stato trascurato già da qualche annetto. Non significa che sia irrimediabile la situazione, anche perché tanti dettagli fanno la differenza, no? Ad esempio, un'antenna posta storta con un cavo pendente così, che va in qualche modo, un filo tipo che sembra quella delle stringhe delle scarpe, un laccio abbandonato a se stesso. Sono tante cose che danno un'idea di fatiscente, no? Ma in realtà non è che ci voglia chissà che cosa per usare una buona livella, tirare in bolla dritto, bello perpendicolare questa asta. Ad esempio il filo, il cavo dell'antenna potrebbe passare al centro, quindi nascosto, che sarebbe la soluzione ideale, oppure alla peggio, se per qualche motivo è sigillato, che potrebbe anche passare esattamente dietro l'asta con un paio di fascettine, 2, 3, 4 fascette bianche da elettricista, dove questo va scomparsa. Una volta raggiunta la base dell'antenna potrebbe benissimo correre nascosto dietro una trave perfettamente parallelo, sfruttare questa, chiamiamola putrella, e poi da lì passare all'interno con un forellino, tutto perfettamente nascosto, ad esempio. Oppure questi tubi che andremo poi a vedere cosa sono, visti così sembrano quasi i tubi oleodinamici che ci sono dietro a un muletto, a un carrello elevatore. Uno dice, ma che cavolo sono questi tubi? Anche questi tubi che passano così, ovviamente non è che siano un gran bel vedere, quindi stiamo vedendo tante cose, che dettagli che però nell'insieme danno un'idea di trascuratezza. Tutte queste cose in giro, questo sembrerebbe la confezione da un chilo d'olio delle moto, la vanga, tutte queste cose, la navata Liberty, cos'è, una ringhiera Liberty tirata fuori pescata da Titanic, esempio. Via, bellissima, cioè o si trova un utilizzo vero oppure potrebbe essere per far seguire una pianta rampicante da qualche parte, okay, o se no via, discarica, regala, metti su internet, qualcuno che la prende c'è, se no la porti via. Cioè pulizia, allo stesso modo per quel che costano adesso io toglierei tutte queste cose in plastica, così da giardino un po' dozzinale, no? Da supermercato, come anche il frigorifero qui così. Questo frigorifero veramente osceno,
anni 60, che sarà in classe Z meno. Non esistevano ovviamente le classi quando progettavano questo monolite. Allora, sicuramente cose che farei. Attualmente ci sono un sacco di soluzioni da giardino fighe ed economiche, rattan, simil rattan, le volete bianche, scure, verdi, marroni, ci sono tantissime cose belle che sono sotto sotto in realtà mezze plasticose, quindi resistono anche agli agenti esterni, ma che danno un minimo di decoro, un po' di classe, no? E questo è un po' il trend di tutto il posto, può anche essere la cosa bella stimolante, perché uno senza impazzire con un po' di olio di gomito potrebbe cambiare veramente drasticamente l'estetica del posto, come anche queste, non lo so, cos'è uno stand di abiti, cosa mi rappresenta, questo coso in ferro così divelte, cioè o me le metti, hanno un senso, le stai sfruttando e devono anche essere impeccabili dritte cose, oppure via, via tutto. Sicuramente c'è, in particolare questa, probabilmente la zona più assolata, c'è qualche trave che meriterebbe di essere adeguatamente carteggiata, rivista, dar sopra il trasparente, eccetera, perché sennò il trasparente cuoce e quindi non c'è una protezione anti-UV e prima o poi il legno inizia a gonfiarsi, seccarsi e tutto quello che è. La piscina, bene o male, verte nelle stesse situazioni. Addirittura qui sembra solarizzata, non si vedono crepe in giro, qua c'è, non si sa se è sporcizia o cosa, sembra un po' sbiaditina, quasi sarebbe da o riverniciare o ritrattare con un materiale isolante, quindi una gommina o qualcosa isolante, che praticamente dia anche come effetto collaterale colori anche la piscina stessa. Si direbbe una struttura in vetro resina, perché comunque non vediamo piastrelle e non è male. Questa è la seconda foto, ovviamente dal grande angolo sembra una cosa olimpica, non sarà così. Anche qui plinti abbandonati, mattoncini dei Lego abbandonati, avanzati da qualche parte. Ah, c'era un trampolino, non l'avevo neanche visto. Allora, qui si capisce che probabilmente all'epoca era stato verniciato discutibilmente azzurro su azzurro, tono su tono, magari era anche carino, dava un senso di freschezza. Fatto sta che sicuramente le piastrelle qua non sono state trattate, non c'è stato un primer e quindi agenti atmosferici in primis, sole, piogge, tutto, hanno fatto loro e finché resta questo effetto pompeiano. E allora qui sarebbe la sagra dell'idrogetto, quindi qui sarebbe bello, leggi vuol dire non bello, vorrebbe dire stancante ma soddisfacente, andare completamente a portare allo stadio originale tutte queste parti, tolti i sedimenti che vabbè quelli sono depositi che stanno lì a fondo piscina di cose di fogliame eccetera, detriti. Però proprio queste sarebbero da riportare completamente al loro stadio originale, perché al di là del gusto, può piacere o non piacere, io mi immagino che se questo fosse tutto bello, completamente bianco e sulla parte esterna di un cotto anche schiarito ormai, color quasi sabbia rosato, non starebbe male, idem poi con questo colore tenue, ovvio così si presenta malissimo. Oltretutto qui può sembrare che siano leggermente sollevate le piastrelle, in realtà se noi andiamo a scorrere ci rendiamo conto che è un movimento che verso l'esterno della piscina va in piano e verso l'interno la abbraccia arrotondandosi, quindi anche particolare, non è malvagia come cosa, probabilmente non era neanche così economiche. Oltretutto vedo anche che seguono proprio la curva, credo che sia un effetto piastrella ma in realtà ricreato con del cemento, quindi fatto su tutto su misura. Vediamo appunto da queste curve che hanno una raggiatura non standard, ci hanno anche speso, in origine era un bel posto sicuramente. Qui non si capisce, sembra quasi per, non lo so, se vuoi tirare fuori qualcosa dal fondo, dal fondale, dall'idea di una piantana in grado di ruotare e una specie di argano che possa scendere. Vabbè, altra foto. Ok, qui si vede un po' meglio la parte sotto, beh forse avrei potuto utilizzare questa foto in effetti anziché la precedente, almeno potevamo leggere la marca dell'olio. Vige tutto quello che ho detto prima, altra vista, certo si sarebbe potuto pulire un po' il fondo prima di fare una foto, però vabbè, patticchiare amicizia lunga non ha la pretesa di essere tutto perfetto, impeccabile.
Mi piace l'idea che comunque ci sia questa parte, cioè se io mi immagino riempita all'orlo, tra l'altro questa zona chiara lascia pensare più o meno fin dove arrivasse l'acqua, quando era in vita la piscina. Praticamente queste saranno, non so se tubature, filtri, luci, non si capisce, però a me in realtà piace moltissimo questa soluzione qui, perché potrebbe permettere a una persona di sedersi con uno schienale e lasciare dentro, quindi con l'acqua che gli arriva magari fino al petto, poco sotto al collo, e con le gambe che stanno dentro qui, con questa curva morbida, rilassante, allo stesso modo può scendere. Qui troviamo altre soluzioni, questo scalino comunque dà la possibilità, e vediamo che va a scendere abbastanza profondo. Non c'è mai una vista perfettamente laterale che ci faccia capire, non abbiamo una quota di questa altezza, di questa, eccetera. Sì, potremmo magari ipotizzarla dall'alzata dei gradini, però bah, sembra anche bello profondo qua in realtà, eh. Sicuramente qui andrebbe tutto rivisto a livello di impiantistica, però lascio pensare che ci sia tutto a livello di filtri, luci, entrata, uscita acqua, quello che è. Cioè non è semplicemente una pozza intagliata fuori, ecco, a suo tempo sicuramente era funzionale. Mi piace anche altrettanto questa parte curva, che come prima, anziché gradinetti, ha proprio dei gradini che sembrano molto più ampi, che quindi dà l'idea anche di potersi sedere in base a quanto si voglia stare immersi in varie profondità, no? Sinceramente mi piace. La forma, secondo me, ci sta, piacevole. Una volta restaurata a nuovo, può sembrare anche una gran bella cosa. Allora, questi plinti, anche loro che sarebbero da passare con idropulitrice, prima forse ho detto idrogetto, tirare bianchi, se proprio non si vuole spendere 2 lire, mettere due cose un po' in grazia, quantomeno pulire giù tutto, qui cos'è la lana merinos, e utilizzarli per, non so, per ombrelloni o quello che è. Qui vi state chiedendo cosa sono sti tubi che arrivano da Marte e dove andranno questi tubi. Io lo so già. Eccoli qua. Allora, non mi ricordavo che fosse la foto immediatamente successiva. Praticamente i tubi continuano da qui, vengono sorretti per poi ripassare qua e alimentare questa piantana della doccia. Quindi, sostanzialmente, se voi uscite dalla piscina, praticamente vi potete sciacquare qua. Allora, due cose. Io qui mi sembra di dire che la piscina sia tonda, ma non riesco a capire bene la geometria, ma non dà l'idea dello sfondato, sembra quasi una cosa voluta così. Questo è quello che abbiamo visto prima, tutti i vari detriti, il campionario di piastrelle delle Leroy Merlin. E allora, dietro qui non si sa, un monumento in ricordo di qualcosa. Allora, sicuramente questa soluzione può anche essere utile a livello pratico avere una doccia qui. Certo che se per avere un doccino mi devo avere 25 metri di tubo che mi passano ovunque, mi passano sopra testa, addirittura sul tetto per arrivare non si sa dove, dal bagno. Cioè, anche no. Allora, a quel punto io dico, a parte questa piastrellatura, siamo in un posto che è completamente terreno. Cioè, il terreno, più avanti si vedrà in altre foto, c'è terreno tutto attorno a questa piastrellata. Ma io dico, piuttosto, a costo di far 10 cm al giorno, scavo e li metto sotto al primo, sotto al terreno o sotto le piastrelle o quello che è. Questo qui è proprio una cosa professionale, ben isolato, grande, costa anche tantissimo metro quadro. Probabilmente uno va al miscelatore caldo, uno freddo, quindi hai già tutto, l'hai portato lì, hai già i tubi professionali, hai fatto 30, fai 31, falli passare sottoterra e basta. Almeno ti resta un bel mestiere. Dopodiché, il giorno che ti avanzano 300 euro, puoi mettere su una colonnina moderna, nuova di design, ad esempio. Dietro è inutile dire che fosse per me una bella siepe dritta per dritto, un qualcosa che mascheri via bene tutto, anziché questo. Vero che non mi sembra che dietro ci sia gli spioni o che ti entrano, alla peggio ti entrano le zanzare, non lo so cosa ti entra da lì. Però dico, me lo immagino in una piccola oasi in cui tutto attorno io ho delle piante che non mi lasciano neanche capire dove sono. Cioè, quindi se io avessi qui delle piante che oscurano bene, io potrei essere ovunque, cioè decontestualizzato. Mi piace l'idea di dire, boh, sono dentro una piscina con la musica, mi faccio i cazzi miei, quello che è, e sto lì a bordo piscina, nudo a prendere sole, va bene, potrei essere ovunque. Allora, qui
è stato aggiunto questa specie di veranda, tanto funzionale quanto grezza, cioè c'è proprio questa struttura in metallo su cui sono appoggiati degli assi in legno e via. La struttura non è che sia, vabbè, forse la logica è quello di tenerlo, non lo so, credo che semplicemente il palo fosse più lungo del dovuto. O si sia... Allora, qui sicuramente entrano in gioco anche le prospettive grandangolari delle foto, che tendono a distorcere tutto. Però comunque non mi dà l'idea di una tettoia ben realizzata o stabile. Io sinceramente la eliminerei subito. Come eliminerei questa cosa che non capisco cos'è? Me la sto immaginando sdraiato e tirato in piedi, ma mi manca la parte di A, quindi non capisco. Un bancale, questo non si sa. Scrivete nei commenti se avete un'idea di cosa potrebbe essere. Un elmetto dei pompieri anni 40, un carter di un camion, una parte cementata che va sui coppi del tetto, non riesco a capire veramente. Panoramica, attenzione, dici, porca miseria, c'è anche il barbecue, c'è anche un cono all'occorrenza. Tagliando giusto in punta, se hai degli amici, dire pronta la carne, puoi usarlo anche come megafono, ecosostenibile. Allora, qui c'è un barbecue che stranamente è girato dall'altra parte, di spalle. Un barbecue timido. Non so perché spontaneamente io l'avrei messo di qui. Però, vabbè, magari la logica è che di là c'è il verde, almeno tieni i piedi nel verde. Anche se attualmente vedere un verde secco così mi dà l'idea di spinoso, è un po' come camminare sugli aghi. Penso che a quel punto preferirei ustionarmi sulle piastrelle. Comunque sì, in effetti, magari con la pianta, e direi che decisamente di ombra ne fa, e magari con del verde un attimino meno secco magari sarebbe più piacevole stare di là. Qui non lo so questa cosa mi rappresenta. Non credo che sia un tappo, un cappello a un pozzo di Super Mario, che praticamente penso che sia proprio roba appoggiata lì giusto per vedere se si riesce ad attaccare un incendio magari quando si accende. Non lo so, perché c'è anche un tubo da stufa. Secondo me questo è semplicemente un pino tagliato, usato o non usato, lasciato lì. Sacco di aglio o di sassi bianchi e via. La struttura della casa è questa. Vi dico già, per non lasciarvi delusi, che non vedremo mai gli interni, non si sa. Quindi, secondo me, dentro non sarà messa benissimo. Questo è il lato, e sempre noi arriviamo da sinistra. Altro campionario di sedie, due in castigo perché erano ubriachi all'ultima grigliata, molesti. Spero che qui non ci sia un bagno, perché sennò proprio sono lì. E abbiamo un po' di cose. Quasi più interessante vedere l'arredo. Eccoci qui, forse qua i mattoncini dell'Ego che ho commentato prima, sarebbe una bella idea metterli qui ad esempio. No, anzi, ecco, sono già qua pronti per essere messi. Qui vediamo che questa povera pianta ha cercato di trovare i suoi spazi tra le mattonelle, tutto in un contesto del genere, per evitare anche che questa pianta poi finisca per cadere sopra la casa. Sinceramente, per quel che mi rappresenta una piastrellatura così sconnessa, perché il fondo non è piano, io proprio la rimuoverei, non metterei nulla, così anche la pianta respira di più, le radici e tutto, ed è più decoroso che non vederlo così. I famosi tubi dell'acqua potrebbero passare da sotto qui e andare già direttamente da là e via. Assolutamente. Come non terrei sinceramente probabilmente neanche la tettoia. Perché io credo che questa tettoia sia stata fatta in origine, quando questa pianticella era piccola. La pianta man mano è cresciuta e la tettoia è rimasta sul posto. La pianta è arrivata qua, la tettoia l'hanno dovuto tagliare per forza. E poi si è sconnessa con le radici e tutto. A quel punto la pianta ha fatto un'ombra infinita e la tettoia non serve neanche più perché è in ombra. Però per quel tanto mi tengo l'ombra naturale della pianta. Rimuovo tutta questa tettoia trash, che è una cosa meno brutta che c'è in giro. Toglierei quindi anche tutto questo pavimento, via questi cosi storti, via questa struttura trash, via questo taglio ridicolo. L'ombra ce l'abbiamo. E probabilmente nel momento in cui la pianta ha a disposizione tutto quello che va a disposizione in origine, quindi il suo terreno, secondo me manco cade, perché questa se non la poti, non soffre, sta bene, è messa benissimo, è stata su da una vita, starà su altre due vite. Ovvio che certo, se le radici sono sotto qua, prima o poi sì, potrebbe cadere.
ma non così, quindi me ne starei abbastanza sereno e toglierei tutta sta roba qua. Questo è lo stesso lato da cui si vede il taglio cesareo qui attorno, eh? Questa è un'altra pianta enorme, quindi qui l'ombra è garantita, non abbiamo problemi, anche lei sembra strasanissima. Vista di prima, cioè svelano poco alla volta. E questo finalmente il barbecue timido che non si gira, comunque vediamo che in effetti non è murato, è barbecue in effetti. Ah, ecco qua che vediamo il coso appoggiato, fa ombra ai tubi. Sono i tubi, no, veramente, sono i tubi dell'acqua. No, i tubi dell'acqua abbiamo visto che arrivavano dal tetto, però è un altro tubo, qualcosa di roba appoggiata. Al di là c'è il nulla, sembra lo zoo safari. Immagino di vedere come si chiamano i cavalli, le zebre. Le zebre e una jeep mimetica che passa sul retro. Sicuramente l'hanno fatto in una stagione più calda e assolata. Se queste foto fossero state fatte col verde e con un po' di pulizia, questa casa qua sarebbe stata venduta in un giorno. Ok, plinti a go-go. La S dello slalom qua. Sembra un po' il logo, quello della strada sdrucciolevole. Adesso sto cercando di capire se questa tavola da surf cassonata cosa potesse essere. Vabbè, ok. Forse sono finite. Ah, ecco qua per la prima volta vediamo l'accesso. L'accesso è dotato di un. Allora, sinceramente, vedendo lo stato della ramata, mi sarei aspettato un qualcosa di. Mentre quei cancelletti dove la chiusura ha un po' di agio, e per un po' di agio intendo tipo 60 centimetri. Invece no, è proprio cementato, ben fatto, in alluminio e tutto. E quindi tecnicamente uno può anche entrare in macchina. Entrare in macchina, fate una S e la mettete qua a sinistra, in questa zona qua ad esempio. Sicuramente io qui adombrerei di più. Credo che, non, che sia una zona che non ha problemi di privacy, sinceramente, guardando attorno. Però per come sono fatto io lo farei. Anche perché dico, magari nel momento in cui è così un po' abbandonato non ha problemi, ma nel momento in cui lo metto bene non vorrei che fosse visto. Vabbè, qua è la stessa foto un po' più, stessa vista un po' più dietro. Questa l'ho trovata io da satellite e praticamente non era, non, come potete immaginare, non è che ci sia proprio il civico preciso, però vedete che se rispetto alla strada la forma a L della piscina è questa, ok? Vuol dire che la strada da cui è stata fatta la foto è questa. Quindi è una strada principale, cioè principale per modo di dire, è una strada nel nulla, però rispetto alle altre che saranno proprio pedonali o che delineano il territorio. Quindi praticamente tutto questo blocco fino a qua dove cambia colore è praticamente la proprietà. Questa è la casa, qua le piante, qui c'è barbecue, sulla destra il cancellone, questa sarà tipo la zona della doccia. No, scusate, la doccia era più vicino, questo non so, è dell'altro. Allora, innanzitutto vediamo che finché c'è vita c'è speranza, vuol dire che perlomeno quando nella data di acquisizione del video il verde in effetti c'è, potenzialmente c'è, non è sempre arido cosa. Questi, vabbè, sono campi lavorati e qui vediamo che c'è un'abitazione, però non mi sembra molto negativo perché non sembrerebbe, purtroppo non abbiamo la vista tridimensionale, ma io ho guardato bene le varie foto, anche delle altre, tutto, vuoi le piante, vuoi quello che vuoi, vuoi che questo fa muro davanti alla casa, cioè sembrerebbe che comunque queste poi sono cose basse, non sono condomini alti che vedono giù cose, quindi direi che sì, c'è un qualcosa, ma la privacy è garantita e forse anche meglio perché dici non sono da solo nel nulla che magari mi arriva lì gente di notte a fare brutte cose, cioè comunque c'ho a casa, c'ho un'abitazione adiacente, anzi per dirla tutta a me sembra quasi che questo facesse parte in origine della stessa cosa e che sia stata separata dopo a vederlo, però perché sembra quasi all'interno della stessa proprietà, supposizione mia. E questa è la posizione, non posso ruotarla, la zona sarebbe è questa, per farvi capire il contesto, siamo nel piattume e prati.
appena entrati nel Piemonte, arrivando dalla Lombardia. Il punto di riferimento più vicino, quindi noi saremmo qua, punto di riferimento più vicino sarebbe Sale, non sarebbe, è Sale. Siamo 10 km forse da Tortona, Alessandria. Sale, che è questo paesino. Ovviamente non stiamo parlando di posti super turistici, super frequentati o cosa, però io ho buttato un occhio, un po' di attività ci sono, c'è anche albergo, una pizzeria, pizzeria kebab, cioè le poste, cioè, diciamo che ci sono le cose essenziali, ci sono. Ovviamente non è una località marittima, non è un posto dove uno potrebbe dire vado a soggiornare per far movida, o poi magari tutto può essere, cioè, ad esempio qua c'è un pub, anzi sembra anche figo, può essere di tutto, però diciamo che tendenzialmente è un agglomerato urbano abbastanza tranquillo, però può essere comodo, cioè se uno usasse questa zona come sfogo, sapere che tutto sommato non sei nei boschi a 20 km dal posto più vicino abitato, che ti succede qualcosa, non stai bene, sei nel nulla, non prende il telefono, devono arrivare con l'elicottero a cercarti sulle pendici di un monte. Cioè, sei comunque da parte a un paesino che ha 4.121 abitanti nel 2017, ora non si sa, più o meno il range è quello. Allora, è leggermente in calo. Allora, questo è l'annuncio sul quale è stato pubblicato. Io lascio visibile tutto, tutti i nomi, il codice dell'annuncio, lo studio. Per privacy non clicco su vedi il telefono, per non mostrare il numero di telefono senza avere un'autorizzazione, però questo è quello che potete vedere entrando nell'annuncio, per cui non sto mostrando nulla di più. La cifra è di 38.000 al metro, sto dicendo al metro quadro, 38.000 euro. E adesso guardiamo la descrizione. Soluzione immersa nel verde, noi l'abbiamo vista nel beige, però in effetti potenzialmente nel verde. Indipendente su quattro lati, vero, interamente in legno, con porticato e spazio esterno privato di circa 600 metri quadri, che secondo me è l'ideale, cioè non è quello immenso dove impazzisci a far l'erba, ma non è neanche quel buco dove devi rinunciare, cioè o porti dentro la macchina o fai il barbecue o metti la piscinetta fuori terra. Cioè 600 metri secondo me è una bomba, perfetto. Con piscina interrata, nulla da dire, e forno per le giornate in compagnia, fa comodissimo. All'interno la proprietà presenta il cucinotto, perfetto, il soggiorno con la stufa, perfetto, anche perché uno con la stufa potrebbe anche cucinarci oltre a riscaldare ovviamente l'ambiente. Le due camerette, quindi dici bomba, neanche una, potresti andare lì con degli amici, ed il bagno con doccia. Inoltre nella zona giorno un piccolo spazio dedicato al relax con la sauna. Allora sinceramente io vorrei vederlo, sarei curioso di vedere com'è disposto cosa. È strano che non ci siano foto, magari non avevano le chiavi per aprirlo, magari per privacy non vogliono far vedere com'è dentro perché è un paese piccolo e tutti sanno di chi è, non lo so. O magari addirittura è bello, hai paura che dopo ti vada dentro a rovinare le cose perché è un posto isolato, fuori, e preferisci che gli altri credano che sia conciato dentro, chi lo sa. Però dico, qualora fosse anche tutto da rifare, gli spazi ci sono. Come pertinenza la cantina, e uno dice ma com'è la cantina? Raggiungibile dalla scalinata posta all'esterno. Il riscaldamento è autonomo, con caldaia, attenzione, con caldaia, quindi non stufa. Soluzione ideale come seconda casa per passare del tempo in tranquillità con amici e parenti. Casa indipendente, un piano, 90 metri quadri commerciali, 70 calpestabili. Poi qui vuol dire tutto e niente, bisogna vedere come sono stati conteggiati, quelli esterni e via dicendo. 5 locali, un bagno, appezzamento di 600 metri quadri, posto auto incluso al prezzo, buono stato, sì, oddio, serve tanta manutenzione, però è roba noiosa da fare ma fattibilissima. Non sono quei genere di interventi che devi per forza, cioè se tu hai un condominio col tetto fatiscente devi chiamare un'impresa e pagare tantissimo, qui vuol dire rimboccarsi le maniche e fare del lavoro. Cantina, costruita nel 1980, riscaldamento autonomo, classe energetica, ovviamente G, piscina, giardino.
aggiornato 23 minuti fa, l'ultima volta, praticamente quando ho iniziato a fare il video. E magari me lo cancellano in questo istante, così devo cancellare tutto quello che ho detto finora. Vediamo poi la planimetria che mi sono salvato qua. Praticamente questo è il porticato che vedevamo in origine, con dove ho detto che c'era il coso dell'olio eccetera. Soggiorno, cucina, tinello, camera, WC e camera. Quindi sostanzialmente, avendo un tinello, potremmo anche avere un locale dove mettiamo una caldaia, cose eccetera. Penso che sarà la sauna. Comunque due camere, secondo me col bagno così in mezzo, questa è una soluzione fantastica. Secondo me è stupendo il bagno così, come ripartizione, cioè privacy per entrambi e bagno in mezzo, con l'antibagno che separa zona giorno. Cucina e tinello sono pratici perché comunque condivideranno tubature e tutto, quindi è una cosa furba. Porticato, e qui ti vai a lanciare i tappi di whisky al tramonto. La parte qui è, quindi è dove presumibilmente si scende in questa cantina, che se in quota è immensa, cioè se quotata correttamente in scala 1-1 con l'altro vuol dire che è enorme, quindi qua potreste tenere vini e quant'altro. Ricordiamoci che non siamo distanti a zone dove si trovano vini anche di un certo livello. E questa è la piscina. L'unica foto da cui si può vedere, quindi abbiamo scoperto che si accede alla cantina da qua, però qui non si vede granché, nelle altre foto non si vede. C'è un bel control stamp, apriamolo in Photoshop, nuovo documento, incolla, evidenziamo un po' questa zona qua, vediamo se si vede qualcosa di più, ma non si vede granché. Comunque questo è l'accesso, sì, anche qui sicuramente c'è molta roba cui far pulizia, però sembra che comunque ci sia un po' di spazio. Tra l'altro non so se avete notato, dalla mappa non c'è su questo lato, quindi il lato destro, destro rispetto a noi, quindi quello dove c'è camera, tinello, cucina, non c'è questa parte, quindi un motivo in più per eliminare tutta sta baraccopoli qui, con anche che poi vediamo che questa va a sorreggersi qui e tutto, via tutto, alleggerire tutto e sistemare, e magari giusto mettere due travi nuove qua, belle, fatte bene, più grosse, basta, e tutto il resto è via, fine. Pensando a tutte quelle che potrebbero essere delle problematiche, ho individuato quella che, essendo molto piatto, potrebbero esserci, visto che il cambiamento, visti i cambiamenti climatici eccetera, dei problemi magari di inondazioni, alluvioni, via dicendo, no? E in effetti, cercando, ho trovato che ci sono stati dei casi di cui la peggiore è questa, nel 2014. Poi magari uno ha la fortuna di avere il suo campo leggermente rialzato, non stiamo parlando di profondità estreme, cioè è come quando in America vediamo l'acqua che arriva fino al tetto delle case, cioè ovviamente dove c'è un po' di depressione si creano queste cose, però magari sfortunatamente leggermente sotto livello, lì bisognerebbe vedere anche un po' questo aspetto per evitare di, se ci avete come seconda casa distante, magari non lo sapete, lì alluvionata o sta marcendo il legno o avete un frigorifero collegato o qualcosa e salta, non lo so, problematiche di questo tipo, ecco. Tra l'altro poi, facendo una ricerca, se i dati sono corretti, queste sono tutte le alluvioni di cui ho trovato dei dati, non so se siano corretti, quindi nel 35, 77, 94, 2000, 2014, 2019, 2019. Notare che ovviamente diventano un po' più frequenti, e notare come parte questa ad agosto, gli altri sono ottobre, novembre, ottobre, novembre, novembre, ottobre, per cui io direi aspettiamo due mesi e vediamo cosa succede. A parte le battute, io direi che qui, se tutto risulta al catasto correttamente, il prezzo è una bomba. Poi, essendo su a 38, non so se magari si possono spuntare quei 35.000 euro, e oggettivamente una cifra del genere è, soprattutto nel nord Italia, impossibile avere un posto indipendente. Ci sono cose simili però con contesti completamente diversi, cioè non è, secondo me non sono paragonabili.